Potrebbe essere arrivata la settimana decisiva per la cessione di Matthijs de Ligt. Cerchiamo di capire i dettagli perché ci sono novità importanti in casa Juve in ottica De Ligt, e quindi facciamo un piccolo riepilogo. Prima, tra l'altro, vi ricordo che è costantemente sul pezzo anche OneFootball. Scaricate quest'app da qui sotto, in descrizione trovate il link diretto, dovete semplicemente cliccare su questo link e automaticamente, gratuitamente, vi ritroverete quasi per magia quest'app sul vostro cellulare. È gratuita ed è personalizzabile. Lì trovate tante informazioni sulla Juventus, che chiaramente vive delle settimane calde, e quindi si va da momenti di euforia, come quelli vissuti qualche giorno fa, con gli arrivi al J-Medica dei vari Di Maria, dei Pogba, ma grande entusiasmo anche per Vlahovic e tutti gli altri. Però occhio, perché la Gazzetta dello Sport ci riporta un attimo con i piedi per terra, ci fa ricordare che a determinati arrivi possono e devono corrispondere determinate cessioni. E quindi succede che Brazzo Saliamitic, ex giocatore della Juventus, che era abituato ad andare a Torino per questioni di lavoro e quindi per questioni di campo, perché ex giocatore della Juventus, ora invece dovrà invece fare i conti con la Juventus per l'acquisto proprio di Matthijs de Ligt. Infatti l'arrivo di Saliamitic, direttore sportivo dei campioni di Germania, è previsto per oggi. Oggi sarà in Italia per trattare con la Juventus. L'avevo previsto intorno alle 11, quindi se la settimana scorsa stavamo lì a contare le ore e i minuti per l'arrivo degli aerei di Di Maria e di Pogba, ora questo aereo è un po' meno simpatico per i tifosi della Juventus, perché l'obiettivo è quello di portarsi a casa con lo stesso aereo Matthijs de Ligt, che è arrivato al J-Medical venerdì per fare le visite mediche e ha riscontrato parecchio interesse da parte dei tifosi nel vederlo ancora a Torino. Cioè, il tifoso juventino non vuole vedere andare via De Ligt. Se l'anno scorso con Ronaldo si era fatti un po' l'abitudine a questo aspetto, qui ci si era abituati all'idea che Ronaldo potesse lasciare, e quindi il tifoso juventino era quasi sollevato dalle cessioni di un Ronaldo che era quasi era una Juventus Cristiano Ronaldo centrica. Invece con De Ligt c'è un atteggiamento diverso, un atteggiamento di una società che un cuor suo forse vorrebbe quasi tenerlo, perché sa che questo è un patrimonio della Juventus. E lasciarlo così, secondo me, lascerebbe anche un po' di amaro in bocca, perché io credo che veramente De Ligt sia un giocatore tra 2 anni, uno, massimo due, si potrà parlare di De Ligt come il miglior difensore che c'è in Europa. E stiamo parlando di un ragazzo che oggi ha 22-23 anni, quindi ancora tantissimi anni davanti. È chiaro che però la Juventus ha ormai capito che la condizione necessaria per poter fare mercato è cederlo, ma soprattutto ha capito che la volontà del giocatore è quella di lasciare Torino, perché purtroppo, come ha detto Arrivabene, di fronte alla decisione del ragazzo di lasciare Torino poco si può fare. E quindi prima si è affacciato il Chelsea, oggi si affaccia alla finestra del mercato il Bayern Monaco. E l'incontro tra Saliamidzic e Cherubini sarà decisivo. Gli uomini mercato della Juventus e quelli del Bayern Monaco stanno cercando di trovare un accordo. C'è anche lo United, attenzione, in questa vicenda. E la Juventus quasi spera in una situazione del genere. Perché? Perché la Juventus sa che la cifra richiesta è di 100 milioni. Magari non 125 la clausola, ma 100, da 100 si parte. E la Juventus sa che più squadre ci sono, e più squadre ricche ci sono, e più l'asta si può alimentare. Mentre, per esempio, facciamo l'esempio dell'Inter con Skriniar. L'Inter sta trattando solo col PSG, e quindi il PSG può rilanciare di qualche milione in più, ma fondamentalmente è difficile che il PSG un giorno ne offre 50 e al giorno dopo ne offre 85. Con De Ligt può capitare. Perché? Perché se hai tante squadre ricche che mettono a disposizione il proprio denaro e anche le proprie contropartite, ecco che si può scatenare una vera e propria asta. E quindi subentra anche clamorosamente lo United, che sta avendo difficoltà a chiudere per Lisandro Martinez, e quindi a questo punto la Juventus può in qualche modo godere di questa enorme asta. Però la verità è una, che De Ligt lascerà la Juventus, ha preso una decisione. Tra l'altro stiamo parlando di un'offerta, quella fatta dal Bayern Monaco, che si parla di un'offerta importantissima. Cioè, stiamo parlando di una Juventus che in questo momento dà a De Ligt 10 più 2 di bonus. Una Juventus che offre un rinnovo prolungato nel tempo ma al ribasso, quindi 8 più bonus. Parliamo invece di un Bayern Monaco che è pronto a offrire 18 milioni all'anno. Cioè, dalla Bild parlano di un contratto per lui da 18 milioni all'anno.
Io credo che è più del doppio rispetto a quello che offre la Juventus. Quindi, se da un lato c'è un aspetto prettamente tecnico, perché De Ligt non sembra convinto del progetto Juventus, dall'altro c'è un aspetto economico, perché da un lato c'è una società che ti offre 18 milioni più eventuali bonus, quindi di fatto diventeresti uno dei giocatori più ricchi del mondo. È un progetto interessante da un punto di vista del mercato e tecnico, perché tecnicamente sappiamo che il Bayern Monaco è una forza, una potenza del calcio tedesco, è un'istituzione del calcio europeo e soprattutto è una squadra che sta muovendo benissimo. Mazzurra in difesa, Gravenberg a centrocampo, Sané in attacco, è una squadra che sta facendo un mercato straordinario, il Bayern Monaco. E se dovesse aggiungere anche De Ligt, beh, questa è una squadra veramente che l'anno prossimo arriva a competere, nonostante l'addio di Lewandowski. Ricordiamoci che il Bayern sta cercando anche un sostituto per Lewandowski, che lascerà il Bayern, l'ha già detto. Però se prendi questi qui, Mané, Gravenberg, e metti anche Pogba, cioè stiamo parlando di una super squadra. Occhio però, perché c'è un problema. Il problema in questo momento è come lo sostituisci, perché la Juventus sa che alimentando un'asta ti possono entrare più soldi possibili e ha bisogno di soldi, perché ha bisogno chiaramente di poi sostituirlo. In questo momento però dalla Germania parlano di un contratto importante per De Ligt da 18 milioni, ma parlano anche di un Bayern che è forte sul giocatore, ma non vuole andare oltre i 75 milioni di euro. E la Juventus ha detto sì, lo vendo, ma 100, poco meno di 100, ma quello deve essere. E quindi da questo punto di vista potrebbe alimentare qualcosa. Ora, sappiamo che la Juventus ha detto no a contropartite, però negli ultimi giorni si stanno muovendo delle cifre e dei nomi particolari. Per esempio, qualche giorno fa si è parlato di un impossibile inserimento nella trattativa di un giocatore che sarebbe un po' chiuso fondamentalmente al Bayern Monaco, ed è Gnabry, un giocatore che secondo me è un giocatore immenso. Stiamo parlando di un ragazzo di 26 anni che al Bayern avrebbe poco spazio e che invece la Juventus come ala destra potrebbe fare tantissimo. Parliamo di un giocatore, ripeto, 26 anni, classe 95, un ala destra ma che può ricoprire fondamentalmente tutti i ruoli dell'attacco, e quindi è un gran bel giocatore. Molti mi diranno sì, ma hai preso Di Maria e hai preso lì davanti i vari Vlahovic, hai Chiesa, dove lo vai a mettere? A parte che mi sembra complicato, però c'è un aspetto: il Bayern Monaco con questo ragazzo non ha ancora trovato l'accordo ed è in scadenza del 2023, quindi questo ragazzo in questo momento ha un valore che è crollato di mercato, e quindi potrebbe anche essere interesse del Bayern nell'inserirlo. Stiamo parlando di un ragazzo che potrebbe clamorosamente arrivare al posto di Zaniolo, cioè la Juventus potrebbe incassare i 70 milioni, prendere per esempio il cartellino di Gnabry e clamorosamente potrebbe evitare di spenderne 50 per Zaniolo. Potrebbe essere una mossa intelligente, anche se Zaniolo è un giocatore che secondo me la Juventus potrebbe gestire meglio, nel senso potrebbe metterlo anche in altri ruoli, non soltanto lì davanti, ma secondo me l'idea di Allegri è anche metterlo come mezzala, come trequartista, insomma un giocatore un po' più centrale. La vedo complicata, francamente, l'inserimento di Gnabry nella trattativa dopo aver preso Di Maria, mi sembra veramente difficile. Però c'è questa voce, tra l'altro vi chiedo anche di dirmi la vostra, cioè cosa ne pensate rispetto a questa novità, che a noi non risulta nulla, però se ne parla e chissà, lì davanti c'è grande affollamento. Ora soprattutto che è arrivato anche Mané, lì davanti c'è un grande affollamento in casa Bayern. Però ditemi cosa ne pensate di questo possibile inserimento in Gnabry. Sta di fatto comunque che la Juventus deve trovare un sostituto, e ne parleremo nel pomeriggio, perché ci sono novità in merito al sostituto di De Ligt. Va affrontato con calma, perché questo è un video fin troppo lungo per essere alimentato anche dalla notizia del sostituto di De Ligt. Ad oggi vi diciamo che De Ligt è sempre più vicino in questo momento, chiaramente, al Bayern Monaco. Oggi, l'incontro di oggi sarà quasi risolutivo, bisognerà capire cosa succederà. Ditemi la vostra soprattutto sull'idea di Gnabry, se è giusto vendere De Ligt, e eventualmente, secondo voi, chi sarà il nome per poter sostituire Matthijs De Ligt.